Il ruolo delle donne in sanità, questo uno dei temi, peraltro una novità di questa 18ª edizione del Forum Risk Management, la sfida della sanità pubblica in corso ad Arezzo. Le donne oggi hanno una grande responsabilità, anche perché sempre di più stanno assumendo ruoli nella governance e anche nella pianificazione degli interventi. E quindi questo deve portare, diciamo, un vantaggio alla sanità pubblica, che penso sarà misurabile. Tra i temi in questo secondo giorno di lavoro anche la medicina di genere. Siamo oggettivamente diversi nella risposta alle infezioni, nella risposta ai farmaci, nella capacità, diciamo, di rispondere anche a vari stimoli dall'esterno. Quindi c'è bisogno di studi, c'è bisogno di approfondire le conoscenze in questo campo per andare incontro ad una medicina sempre più personalizzata. Le donne possono dare quell'in più che hanno dentro, voglio dire, come intelligenza, come flessibilità, come capacità di adattamento, come fantasia, come determinazione, per far sì che il sistema sanitario abbia ancora più contributi proprio sul tema della innovazione. Ed è questa la sfida più importante della sanità del futuro, l'inserimento delle nuove tecnologie grazie ai fondi PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche in questo caso è una grande opportunità, perché lei sa bene che dà dei target e dei milestone, per cui bisogna rispettare assolutamente queste scadenze. Le dico una per tutte: nel 2026 dovremo avere il 10% dei pazienti over 65 in assistenza domiciliare integrata. Se lei guarda i piani operativi che abbiamo appena ricevuto da tutte le regioni, scoprirà che mettendo insieme tutte quelle che saranno in telemedicina di tutte le regioni d'Italia saranno circa 800.000 persone. Già con questo numero noi raggiungeremo il target dell'assistenza domiciliare integrata. A fare il punto sulla transizione dei sistemi informatici in sanità è stato anche Stefano Lorusso, direttore dei sistemi informativi della digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Basti pensare al progetto di telemedicina e al progetto del fascicolo di sanità elettronica e soprattutto la dimensione della qualità e del miglioramento delle cure. La trasformazione digitale e questi progetti rappresentano dei pillar importanti sia per i nostri operatori, perché gli consentiranno di avere degli strumenti per collaborare, la possibilità di avere dei dati nel fascicolo e la possibilità di valorizzare il teleconsulto, ma anche per i nostri assistiti, perché in prospettiva il fascicolo deve diventare un punto unico di accesso anche ai servizi sanitari.